Verso il Green Pass per discoteche e ristoranti al chiuso, su questo sta lavorando il governo. La maggior parte dei ristoratori sembra mal digerire questa nuova iniziativa. Noi abbiamo cercato di sondare gli umori, per la verità, in tanti hanno declinato l'invito a parlare dell'argomento. In quattro, così ci hanno risposto, tra pro e contro. Melissa Profumo di Sole, Green Pass. L'abbiamo ascoltato in questi ultimi giorni e non so ancora cosa ne penso veramente. In realtà sì, sarei favorevole alla possibilità di tracciare meglio le persone, o meglio, non tanto tracciare, ma quanto controllare un po' meglio la situazione. È anche vero che io ho un bar con una ristorazione veloce a pranzo. E penso che avendo solo posti al chiuso e pochissima possibilità all'esterno, noi non lavoreremo più. Per cui sì, è una manovra che potrebbe in qualche modo spingere le persone a vaccinarsi di più, ad avere un comportamento differente magari in questo momento, ma allo stesso tempo è altrettanto una manovra che potrebbe portare ulteriori ripercussioni a un ambiente, a un settore che è già particolarmente colpito. Francesco della Nuova Lavanderia, cosa ne pensi del Green Pass? Credo che sia una misura drastica ma necessaria per convincere la massa di ignoranti che ancora non si vaccinano. Bisogna focalizzare il problema, e il problema in questo momento sono le persone che decidono di non vaccinarsi. Piuttosto che farsi il problema su essere sceriffi o meno, facciamoci il problema di raggiungere i centri vaccinali che sono nella nostra regione. Abbiamo cercato di intervistare diversi operatori commerciali, ma in pochi ci hanno parlato, anzi quasi nessuno. Perché, secondo lei? Credo siano un po' scorati e preoccupati anche per quello che sta avvenendo, e il futuro è comunque incerto. Stefano della pizzeria Sant'Andrea, cosa ne pensa del Green Pass? Allora, nulla, secondo me è giusto che tutti si vaccinino, però obbligare delle persone a vaccinarsi, soprattutto mettere il Green Pass all'interno dei locali ristorativi, può creare problemi alla ristorazione. Noi comunque veniamo da un anno molto difficoltoso. Nelle ultime settimane stiamo cercando a riprendere un po' in gestione quello che era il nostro lavoro di qualche anno fa. Adesso mettendo il Green Pass possiamo creare comunque di nuovo problemi, perché tante persone preferiscono restare a casa invece di andare comunque a sedersi al ristorante. Soprattutto con i vari controlli, basta trovare una persona che comunque non avrà il Green Pass, hai il rischio, oltre alla multa salata, anche il rischio della chiusura. Quindi io direi un attimino di rifletterci sopra. Alberto, ristorante Soms. Ma penso che sia una cosa giusta, visto anche i dati del Covid che comunque stanno aumentando, e quindi per far sì che i clienti vengano a cena, a pranzo in maniera tranquilla, il Green Pass potrebbe essere una buona soluzione. Diciamo che però la maggior parte, sondando un po' il terreno degli operatori commerciali, si dice alquanto perplessa. Ma io no. Io no, perché trovo sia una cosa giusta, e quindi ripeto, ben venga il Green Pass, se no non andiamo avanti, non ne usciamo, e richiudere di nuovo nessuno se lo può permettere.